Con Alessio Rasi, ciao Massimo, un saluto a te, un saluto agli amici che ci guardano in diretta, perché pronti via, sembrava la serata bella, il pomeriggio bellissimo, poi che è successo? Beh, diciamo abbiamo iniziato nel migliore delle modi, poi il calcio si sa, la palla è rotonda, ci sono situazioni, magari siamo stati un po' più sfortunati, abbiamo concretizzato poco, però l'importante era non perdere, alla fine abbiamo portato a casa un buon punto. Ma forse però ci si aspettava la vittoria, soprattutto per la differenza di valori tecnici tra il Pescara e la Vispesaro. Esordio tuo positivo, perché il primo quarto d'ora sei stato anche molto incisivo, hai sfiorato il gol del 2-0, con quell'inserimento di quanto è uscito il pallone di testa? Eh sì, diciamo che ho fatto un buon inserimento, la palla è uscita di poco, però diciamo è andata così. Esordio bello, soprattutto sotto un grande pubblico, in uno stadio importante, è stato un grande onore per te, spero di aver dato il massimo in tutto quello che ho fatto. Tu che eri in campo, dopo il primo quarto d'ora dove avete giocato una grande partita, cioè, cosa è mancato, come mai la Vispesaro vi ha messo in difficoltà? Ma diciamo che noi giochiamo molto palla a terra, loro si sono compattati bene dietro e a volte questo può andare a nostro discapito, però non ci sono scuse, diciamo, potevamo fare di più e lo faremo sicuramente dalla prossima partita, non ne ho dubbi. Adesso si va a Montevarchi, però prima di guardare la partita di domenica scorsa ti volevo chiedere se avete qualche rimpianto, se avevi sentito un po' i compagni per la partita di oggi. Ma diciamo rimpianti non ci devono mai essere nel calcio, uno è uscire dal campo sapendo di aver dato sempre il massimo e quello lo facciamo tutti quanti, indipendentemente dal risultato. E ora pensiamo a mercoledì che c'è la Coppa Italia, poi ci sarà di nuovo il campionato e lo affronteremo sicuramente con la voglia e la testa giusta.